tutti, io in questo video volevo presentarvi questa pianta qui, che è una pianta carnivora. Non ha un aspetto accattivante come le altre piante, però ha un aspetto molto utile, cioè può essere utilizzata per cacciare le zanzare. Quando io vado a letto, sono in camera e sento ronzare una zanzara, tac, la tiro fuori, la metto lì. E dormo tranquilla perché questa pianta le attira e le mangia. Lei sopravvive mangiando le zanzare. È una pianta molto resistente, anche se ho sentito tante persone dire: ma io ho provato a prendere la pianta carnivora e mi è morta subito. C'è da dire che la pianta carnivora è sì resistente, però bisogna sapere una cosa. Essa non beve l'acqua del rubinetto, cioè lei per sopravvivere ha bisogno di acqua distillata, perché con l'acqua del rubinetto che contiene ipoclorito di sodio lei muore. E per cui bisogna tenerla sempre bagnata. Vi faccio vedere, sempre acqua sul sottovaso ci vuole. E bisogna non darle altro. Io raccolgo l'acqua distillata dal deumidificatore, oppure quando faccio da mangiare l'acqua della pentola a bolle, se non avevo il deumidificatore, raccoglievo l'acqua distillata che c'è sul coperchio della pentola e poi le davo da bere. Questa pianta anche ha un'altra qualità da conoscere, perché già io ho sbagliato una volta. L'avevo presa, vedevo che aveva poca terra e le ho cambiato la terra, l'ho rinvasata su un vaso più grande e è morta perché ha bisogno del suo terriccio. Per cui sono due le cose da ricordare molto importanti. E acqua distillata, quindi acqua piovana, acqua del deumidificatore, oppure si può comprare, e il terriccio va comprato quello della ditta. Questa è una qualità di Drosera alba, perché mi farà i fiori bianchi. Vedete questo ricciolo qui, sta preparando il fiore, metterò in copertina quando sarà fiorito. Le altre fioriture classiche sono rosa. Avverto anche che quando questa pianta viene comprata, spesso capita che non dica niente, perché anche io ho preso questo vasetto qui, tra l'altro era l'ultimo che avevano. Nel periodo in cui si compra è molto piccola e in pratica si vede terra con due ciuffetti. Io non mi allarmerei, questa l'ho comprata tra l'altro che era in sofferenza e ha recuperato bene. Basta sempre tenergli il vaso bagnato, per cui queste sono le cose da ricordare: acqua distillata e terriccio suo. E vedrete che se cercate una pianta, un rimedio naturale contro le zanzare in casa, questa veramente può essere utile. Zanzare e anche moschini, perché si attaccano alla colla che ha, vediamo se riesco a far vedere. Ha questi pungiglioni, diciamo, dove si attaccano, sono attirate le zanzare e si attaccano, poi la foglia si arrotola e la pianta digerisce, diciamo, l'insetto. Cui chi volesse un rimedio sano e naturale contro le zanzare, io propongo questa pianta qui, e tenendo conto di queste due cose qui.